Pronti? Mi fa fare qua a posto. Sorti giù. E ti buscio. Che vuole scolino? Che fai che? Ma no, per scolarlo. No, non lo vuoto di cosa. Basta, porta ancora il bruciato, vai. Lezione numero uno. Madonna. Allora, i sorpresi si fanno a suon di moccoli, cioè queste sono delle caratteristiche. Eh? E ci metteranno di più quelli che sanno fare. Madonna, me le bruciano. Io vorrei sapere perché la nonna diceva che bisognava bruciarsi di figli. Questa mi sembra delle ottime patate. Certo, senza le patate buone. Ah! L'acqua che il signore dice, io vengo e voglio andare a mano. 9:30. Perché fosse tutto uguale, quando c'è da bruciarsi di te e non venire nessuno, guarda, le mamma è sparita. Allora, le patate devono essere farinose, con po' acqua, asciutte, a parte il sapore. Tortello e patate devono essere buone le patate, sono buone le patate anche se non comincia. Che ti serve questo? E che? Questo. Per mettere il chiaro dell'uovo. No, chiaro dell'uovo. Da buttare via. E che ti ha detto? Se piglia un altro ciotolino. Allora piglia un altro ciotolino. Quando fa le cose non ci serve mai, appena variate, vai subito da rimettere a pronto aria, perché questo lì, questo no. Ragazzi. Io penso che se uno volesse fare di male a una tortura ipotetica per un aguzzino di un regime totalitario, una patata a questa maniera nelle mutande, a uno confessa anche chi l'ha fatto il suo nonno. Sai poi, da domani quando si comincia a mettere sui filmati su YouTube quanta gente la ti domanderà, ma perché tu non aspettavi di acciassero? No, si può aspettare, le patate vanno per la calda, se no te lo fermino. Allora, la patata basta già, la patata bianca ti è asciuta in mezzo, tu la peli ma ti è asciuta in mezzo, la peli ma ti è attaccata alla luce. Ma così, ma la pelle è attaccata alla luce, la pelle dei diti. Queste cucine le mangi a nicchie? No. È nobile. La meglio nemmeno, eh? No. Ah, mica bollori dico io, eh? No, no, non mi piace, non mi mangio. Tortelli finiti li mangia? Tortelli finiti, sì. Ah, capito. Così sugo, eh? Madre mia! Che patire! Che tortura! Mi nonna l'idea, sotto baffi quando ci si bruciava di te. Ecco fatto. Allora, ora io dico, allora, io tortelli li fo così. Siccome sono piuttosto permaloso, chi mi ti critica non lo inviterò mai. Nelle prossime
tre regioni. Ora siamo in quaternario, non so come si dirà, ma un paio di regioni. Madre mia, Susanna, però che patire. Dai, vanno bene. Madre, l'ultima. Il clima è perfetto, va proprio da tortelle, eh? Sugo sulla gallina con funghi e macinato. Oi oi. Ah, a Milchino li si fanno burro. Però non mangi perché non so mica se li gardano. Io non mi gardo perché. Ma tua, che sei bene. La tua di mio babbo. Se mai li mangi. Da 6 anni morivano di fame perché il mucello, tra i che mio nonno era un po' anche anarchico e quindi non trovava lavoro. Perché era anche un po' svogliato e quindi non trovava lavoro. Allora, la mia nonna gli riesce a furia di patire di mettere insieme della roba per fare il sugo, per fare i tortelli. Siccome di solito la sera gli mandava a letto senza cena con la scusa che avevano fatto confusione, e la mattina gli buttava fuori in mezzo di strada e ci andava a vedere se potevo fare qualche cosa a qualche parte. Allora, la mia nonna disse, ho fatto i tortelli, vieni Susi. Aspetta, aspetta, si stacca.